domande o comunque se non domande qualche cosa, qualche richiesta, qualcosa, sperando sempre che i miei quadri vengano presi per quello che appaiono. Quello insisto a dire su questa cosa, insomma, sono quello che vedete, non pretendono niente di più, ma niente di meno, hanno qualche ambizione più o meno. A proposito, c'è un altro quadro là dietro, forse il più importante di tutti, che forse nessuno ha visto, ma dopo tutto si merita anche un po' di privacy, è stato fatto in un certo modo. Ecco, se qualcuno, non vi chiedo di dirmi cosa non vi piace, i difetti di questi quadri, perché dopo parlate tutti assieme e non riusciamo più a intenderci, perché sarà noto. Però vi chiedo proprio una partecipazione molto elementare, quelli sono mattoni e tegole, si chiama così questo, si chiama salita celeste, il più ambizioso di tutti, magari con qualcosa in più di quello, quello è un architrave, quello là è un semaforo, quello è un tubo di, come dire, di comunicazione, di riscaldamento, un collettore, cioè è stato molto apprezzato da una nipotina che ho, come ha detto, io vorrei entrare di lì e uscire di là. Ecco, allora ha raggiunto il suo scopo, sì, è riuscito a raggiungere il suo scopo. Una cosa di cui, ecco, potrebbe essere equivocata è quel quadro di là che si chiama Demolizioni, cioè non nessuna intenzione di parlare di macerie, di guerra, dei problemi della storia contemporanea. Se poi la similitudine tra una demolizione e un abbattimento per cause belliche o così c'è, tocca a voi distinguerla o non distinguerla, bene, però non ho intenzione di far passare una cosa per un'altra, ecco, è semplicemente una demolizione di cantiere, quando si abbatte una cosa prima di costruire.